Sul nuovo decreto anti-Covid che entrerà in vigore domani, gli italiani hanno diverse riserve. Se il 38% considera le ulteriori restrizioni adeguate e opportune, 3 cittadini su 10, pur ritenendole utili, sostengono però che siano troppo localizzate e settoriali per poter davvero frenare il virus. Critico è invece il giudizio di un quarto degli intervistati, convinti che si tratti di limitazioni eccessive e inopportune. Nel sondaggio condotto nelle ultime 24 ore, Demopolis ha chiesto se siano preferibili misure valide per tutte le regioni o differenziate a seconda dei livelli di rischio. Il 53% degli intervistati pensa siano meglio provvedimenti localizzati in specifiche aree del paese. Di parere diverso è il 40% dei cittadini, convinti che solo misure nazionali uniformi possano contenere la diffusione del Covid. Nel dettaglio, le misure più apprezzate sono nell'ordine la riduzione al 50% della capienza sui mezzi di trasporto, la chiusura dei punti videogiochi, il divieto di spostamento da e verso le zone rosse, la chiusura dei centri commerciali nei weekend e il divieto di circolazione tra le 22 e le 5 del mattino. Questa sostanziale promozione del decreto si accompagna a una crescita dei timori, non solo sanitari, ma anche sociali ed economici, per la diffusione del coronavirus. Secondo il trend rilevato dall'Istituto diretto da Pietrovento, dopo la netta flessione estiva, la preoccupazione degli italiani è cresciuta di 34 punti negli ultimi due mesi, dal 46% di inizio settembre all'80% di oggi.